un po' di anni è in due stelle di Slay, unico in regione, fino a poco tempo fa, dopo è arrivato un altro, ma Emanuele Scarrello ha raggiunto un livello di interazione, soprattutto di performance, no? Alleanza Fucina, che fa onore alla città di Udine, che ha ospitato tante persone importanti, perché la sua, oltre ad essere una cucina da degustare, è anche una fucina di formazione, perché tanti ragazzi e ragazze passano attraverso le sue cucine per imparare l'arte, un'arte che adesso è molto così riconosciuta nel mondo, quella di saper cucinare bene. Poi lui sta facendo esperienze un po' in altre parti d'Italia, in altre parti d'Europa e in altre parti del mondo, perché si è stato un po' dappertutto e continui ancora a far conoscere un po' la tua arte culinaria, ma anche i prodotti di questa terra. I prodotti del Friuli, io mi ricordo una volta, ormai sono passati più 10 anni, quando lui mi parlava della bistecca alla carne e della pezzata rossa. E io da qui, ma dai, posso trasformarti a Lima? No, guarda che è come dire una qualità, e questo è il nostro chef, che guarda anche vicino a casa sua, insomma, ai nostri prodotti, alle nostre cose. Poi quando andate nel suo ristorante, è la prima cosa che vedete entrando, un morale, un gesso, e anche quello un altro dal simbolo del nostro Friuli, del nostro San Giovanni. Quindi Emanuele, noi qui, amministratore comunale, perché c'è il vice sindaco, alla cultura, Cicolò, l'assessore all'attività economica di Radio Eventi, che non si viene più toccato, siamo qui oggi proprio per renderti omaggio per le tue capacità e soprattutto per dire continua così, perché fai onore veramente alla città di Udine. E abbiamo deciso di darti con questa menzione il sigillo della città di Udine. Quindi il Comune di Udine conferisce il sigillo della città a Emanuele Scarrello, cittadino illustre, rinomato chef, 2 stelle Michelin, in segno di riconoscenza e gratitudine per aver saputo esaltare, conoscere tramite la sua arte culinaria i prodotti e i valori della terra friulana nel mondo. Questa è la nostra dicitura, insomma. Noi vi consegniamo questa bella. Vi consegniamo il sigillo della città. Della città di Udine con lo scaglione del Savoniano, insomma, a parte. E siamo arrivati anche un po' in ritardo, chiedo scusa perché come lo meritava anche prima. No, nel senso le cose grandi che ha già fatto, è un riconoscimento così che arriva a una persona, ripeto, che sta dando un'autorità alla nostra città, la città di Udine. Io sono molto emozionato perché Udine è la mia città, io la mia città. Lei il sindaco mi ha detto una cosa, vai avanti così e io ve lo riparto immediatamente a voi, anche voi andate avanti così, ok? Quindi anche voi andate avanti così perché siamo orgogliosi di questa città. Non ho mai pensato che Udine potesse essere un limite. Ho sempre pensato che Udine potesse essere un plus. Perché magari qualche volta mi dicono, no? Quando vado fuori, ma dov'è il ristorante? Ah, Udine, Rodia. Magari sono nominato. Perché io per anni, no? Sino a Cusse Mare? No. Oggi quando uno mi dice dov'è il ristorante? A Udine. Sei distante. Non tu sei distante. Sei tu distante. Perché gli dico sempre, vedi quanto è bella la mia città. È talmente bella che tu ci vieni in vacanza. Io a Milano non ci vado mai in vacanza. E questa è già una delle cose.
non pensiamo mai a questo, no? Però uno ha Udine in città, Milano, no. E quindi amo quello che succede attorno a me. Mamma e papà hanno sempre dato delle piccole cose, l'abbiamo iniziato sempre ad apprezzare di più, e queste piccole cose le abbiamo sempre fatte diventare grandi, le abbiamo riempite prima di tutto di valori, e questa è una terra di grandissimi valori e di grandissime cose belle. Grazie a voi per mantenerle sempre così belle e sempre più belle. Lori, soprattutto mi piace benissimo. Grazie. Salutiamo anche i genitori, no? Perché avete questi lavori, poi anche la sorella che è bravissima. È figlio, quindi tutta la televisione familiare. Ciao, il passato, il presente e il futuro. Ecco. Bene. Adesso sono loro i grandi. Però gli insegnamenti arrivano dalla mamma e dal papà, l'abbiamo visto, no? E quindi però è motivo di vanto, di orgoglio per voi e per tutti. Fuck it.